per quelli che vogliono distruggermi, i nemici, perché Dio li benedica. Questo non si capisce. Ma pensiamo il secolo scorso, i poveri cristiani russi, che per solo fatto di essere cristiani erano mandati in Siberia a morire di freddo, e loro dovevano pregare per il governante boia che li mandava lì. Ma come mai? E tanti lo hanno fatto, hanno pregato. Pensiamo a Auschwitz e altri campi di concentramento. E loro dovevano pregare per questo dittatore che voleva la razza pura e ammazzava senza scrupolo, e pregare perché Dio li benedicesse a tutti questi. E tanti lo hanno fatto. Ma quanta distanza, un'infinita distanza fra noi che tante volte non perdoniamo piccole cosine a questo che ci chiede il Signore e che ti ha dato l'esempio, perdonare coloro che cercano di distruggerci. Nelle famiglie è tanto difficile alle volte perdonarsi i coniugi dopo qualche disputa, o perdonare la suocera anche, no? Non è facile. Il figlio chiedere perdono al papà. È difficile, ma perdonare coloro che ti stanno ammazzando, che vogliono farti fuori, non solo perdonare, pregare per loro, perché Dio li custodisca, di più, amarli. Soltanto la parola di Gesù può spiegare questo. Io non riesco ad andare oltre. Ci farà bene oggi pensare a un nemico. Credo che tutti noi ne abbiamo qualcuno. Uno che ci ha fatto del male, o che ci vuole fare dal male, o che cerca di fare dal male. Ah, questo. La preghiera mafiosa è: me la pagherai. La preghiera cristiana è: Signore, dalle la tua benedizione e insegnami a amarlo.